Star Casinò Sport Stadio Lorenzo Barbera, oggi siamo qui in compagnia di Edoardo Soleri, attaccante rosanero classe 1997, con cui faremo una chiacchierata. Intanto benvenuto Edoardo, come stai? Tutto bene, grazie. Iniziamo con il parlare della tua carriera a Palermo, perché dopo un lungo girovagare in questa città hai trovato un attimo la tua dimensione. Nella scorsa stagione, conclusa con la promozione in Serie B, hai segnato 12 gol subentrando dalla panchina. Una media eccezionale ovviamente rispetto ai minuti giocati. Come fai a farti trovare sempre così pronto e a mantenere alta la concentrazione? Ma sicuramente durante la settimana cerco di allenarmi sempre al meglio e poi mi preparo pensando di giocare dall'inizio, poi se vado in panchina sono pronto quando il mister mi chiama e cerco sempre di dare il massimo per la squadra. E invece in merito al tuo passato, sei cresciuto in Sud America, tra Argentina e Brasile, due tra le nazioni calcisticamente più importanti. Cosa hai imparato lì che ti sei portato dietro nella tua carriera? Diciamo che in Argentina ero piccolissimo perché sono andato appena ero nato, quindi non ho mai avuto il piacere di giocare in Argentina. Invece in Brasile ho iniziato la scuola calcio e ho giocato i primi passi, li ho mossi appunto in Brasile. E mi è rimasta giusto la passione perché sono tutti e due paesi caldi che vivono di calcio, ma come l'Italia, quindi sono tutti e tre paesi che amiamo il calcio più di ogni cosa. Sempre in merito alle passate stagioni, in quella 2016-2017 hai segnato 36 gol in 37 partite con la maglia della Primavera della Roma, un'annata ovviamente da incorniciare per te. Quale di quei gol ricordi ancora oggi con maggiore soddisfazione? Diciamo che è passato un po' di tempo, però non lo so, forse la tripletta contro la Lazio, perché comunque essendo anche, nonostante fosse magari un derby giovanile, a Roma è sentito anche quello della Primavera, quindi se dovessi scegliere un momento scelgo quello. Dopo gli inizi da centrocampista, Roberto Muzzi ti spostò in attacco. Fu una scelta dovuta a un'emergenza del momento oppure aveva già intuito le tue doti da bomber? No, il mister Muzzi è un allenatore a cui devo molto perché quando sono arrivato alla Roma appunto ho avuto lui come primo allenatore e nonostante non ci fosse emergenza ha detto prova un po' davanti, perché secondo me lui, essendo stato anche un attaccante forte, ha detto secondo me puoi giocare lì, e io all'inizio non ero così convinto, poi piano piano devo dire che aveva ragione lui, che aveva già visto prima di tutti che sarebbe stato il mio ruolo appunto. Mi sa proprio che ha avuto l'intuizione corretta. Di quel ruolo da centrocampista cosa rimane al Soleri di oggi? E che cosa mi rimane? Forse la voglia di correre, di lottare su tutti i palloni, e ti dico questa forse. Tornando ad oggi, prima punta, seconda, attaccante esterno, sai far di tutto, anche il trequartista, ma in quale posizione ti senti più a tuo agio? E forse l'attaccante centrale è il ruolo dove mi esprimo, penso di esprimermi meglio, però diciamo che ho avuto tanti allenatori che mi hanno fatto fare tanti ruoli e questo penso che sia una fortuna, perché più ruoli sai fare nel calcio d'oggi e più importante è, quindi sono felice di riuscire a fare tanti ruoli, però se ti devo dire qual è il ruolo che preferisco è l'attaccante centrale. Durante questa stagione ha colpito tutti i tifosi rosanero un'azione che tu hai commesso, hai ceduto il rigore a Luca Vido per permettergli appunto di segnare il suo primo gol. Com'è nata questa cosa e perché? No, è nata spontaneamente perché ho un buon rapporto con Luca e sapevo quanto fosse importante per lui sbloccarsi, perché anch'io sono un attaccante e viviamo per il gol. Quindi c'è stata questa opportunità per lui di battere il rigore, se l'era guadagnato lui, e penso che fosse giusto in quel momento che lo tirasse lui. Usciamo un attimo dal rettangolo verde e parliamo del tuo rapporto con la città. Come te la cavi col dialetto? Ma diciamo che a volte capisco, a volte meno, dipende. Mi sapresti dire cosa significa camurria? Camurria, una cosa pesante, forse, non lo giusto. So, penso. Ci sta. È una cosa sì, noiosa. Noiosa. Esatto. Parliamo di azioni da gol. Uh-huh. Immagina se Brunori dovesse arrivare davanti al portiere, ma invece di concludere ti passa il pallone. Tu, per ringraziarlo, cosa faresti? Gli offriresti una pizza? Gli regaleresti un Apple Watch? O gli diresti che la prossima volta ricambierai il favore? E gli offro una cena volentieri e spero di riuscire a rendergli l'assist
nella prossima partita. Ci sta, ci sta. A quali attaccanti invece, se tu dovessi pensarci un attimo, ti ispiri di più, ti riconosci? Vlahovic, Lautaro o Dybala? Ma forse mi sono... no, forse tra questi Vlahovic, però sono tutti e tre dei grandi giocatori. E per quanto riguarda la maglia, tu vesti la 27, sì. C'è un perché riguardo a questo numero, 2 più 7 uguale 9 oppure altro? No, non c'è un motivo in particolare, quando sono arrivato qua ho parlato con mio fratello, mi ha detto che lui è innamorato del calcio sudamericano, di Pastore, mi ha detto devi prendere il 27 per Pastore, allora ho preso la 27 per questo motivo qua. Allora aspettiamo anche per te la maglia di Pastore. Speriamo, infatti l'ho visto che l'ha regalata a Matteo e spero che ce ne sia una anche per me. Ci contiamo, ci contiamo. Sull'aspetto caratteriale di Soleri, sei più un tipo tranquillo o sei un calcinista che tiene svegli i compagni durante il ritiro? No, sono più una persona tranquilla, sono altri quelli che tengono tutti svegli durante i ritiri. Per i prossimi gol invece c'è un gol che segni di realizzare con la maglia rosa-nero, rovesciata volante a centro area oppure interno a giro nel set dal limite? Cosa preferiresti tra i due? Preferirei forse la rovesciata perché è un colpo che a me piace particolarmente poi. Immagina se tu non avessi dovuto completare la carriera da calciatore e arrivare a farlo, quale mestiere avresti scelto? Bella domanda, avrei continuato a studiare e mi sarei laureato magari in giurisprudenza o in economia, avrei fatto qualcosa come l'avvocato, un lavoro ti così. Ti ci vedo. Sì. Ti ci vedo avvocato, devo essere sincero, grazie Edoardo, noi speriamo di vederti segnare il prossimo gol e magari dedicacelo anche. Speriamo. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Buona serata. Grazie. Ciao.